prodigiosa maschera naturale per contrastare le rughe. I rimedi naturali per la bellezza funzionano e non hanno effetti secondari sulla pelle e sulla salute. Sono efficaci grazie alle vitamine, ai sali minerali e agli acidi grassi in essi contenuti, sostanze dalle proprietà antiossidanti che aiutano a ridurre le rughe e a combattere la disidratazione e la flaccidità. Scoprite con noi una maschera anti-rughe sorprendente, composta da 4 ingredienti curativi. Prendiamoci cura della pelle. Per ridurre o prevenire le rughe, dobbiamo imparare a curare la pelle con prodotti specifici, possibilmente naturali, ma anche a proteggerla da quei fattori che ne accelerano l'invecchiamento. Un'eccessiva esposizione al sole, soprattutto nelle ore di massima irradiazione. Prendere il sole fa bene alla pelle e alla salute, ma occorre farlo con buon senso, per breve tempo e nelle prime ore della giornata o nelle ultime. Le abitudini dannose, come il fumo e l'alcol. Un'alimentazione squilibrata, povera di frutta e verdura. La carenza di acidi grassi essenziali, presenti in oli sani come l'olio di oliva e di cocco, la frutta secca, i semi, il tuorlo d'uovo, l'avocado. Bere poca acqua, abitudine che provoca la disidratazione della pelle. Come combattere le rughe? È sempre meglio prevenire che curare. In questo senso, se interveniamo sulle rughe quando cominciano a comparire, possiamo ottenere ottimi risultati. Quando invece sono già presenti, possiamo distenderle un po' ed evitare che si intensifichino troppo. L'acido acetilsalicilico è un principio attivo usato per combattere il dolore e la febbre ed è contenuto in diversi medicinali. Le sue proprietà sulla pelle, però, sono ancora poco conosciute. Usato come ingrediente nello scrub e nelle maschere del viso, questo acido possiede proprietà antinfiammatorie e detergenti, riduce l'acne, le macchie e ogni tipo di imperfezione cutanea. La sua consistenza granulosa, inoltre, permette di esercitare un'esfoliazione delicata e di eliminare le cellule morte, azione che stimola la rigenerazione della pelle. Olio di rosa moscueta. L'olio di rosa moscueta è uno dei migliori ingredienti vegetali per proteggere la pelle dagli effetti dei radicali liberi. Ha un elevato potere antiossidante e rigenerante, ideale per le pelli secche e mature. Ricordate, invece, che la rosa moscueta non è adatta alle pelli troppo giovani o grasse. Se è il vostro caso, potete sostituirlo con olio di cocco o di jojoba. Succo di limone agisce come conservante, oltre a schiarire le macchie, eliminare le impurità e rigenerare la pelle. Miele. Il miele è un ingrediente eccellente nella cosmetica fai da te grazie alle sue proprietà idratanti e protettive. Con il suo elevato contenuto di vitamine, sali minerali ed enzimi, il miele nutre la pelle in profondità e crea uno strato protettivo contro le aggressioni esterne. Maschera prodigiosa. Per ottenere ottimi risultati, vi consigliamo di scegliere olio di rosa moscueta e miele della migliore qualità, soprattutto se avete la pelle sensibile. Ingredienti. Un'aspirina 15 gocce di olio essenziale di rosa moscueta 5 gocce di succo di limone 1 cucchiaino di miele, 7,5 g. Preparazione. Innanzitutto, occorre ridurre in polvere la compressa di aspirina. Potete farlo aiutandovi con 2 cucchiai. Aggiungete l'olio di rosa moscueta e il succo di limone appena spremuto. Mescolate tutto con il miele, che dovrà essere piuttosto liquido affinché si possa integrare bene agli altri ingredienti. Se necessario, mettetelo un paio di minuti a bagnomaria. Se la miscela vi sembra ancora troppo densa, aggiungete qualche goccia di succo di limone in più. Sarebbe conveniente applicare questa maschera subito dopo averla preparata. In questo modo, potremo mantenere intatte tutte le sue proprietà.
Applicate la maschera sul viso pulito e ancora umido, soprattutto sulle zone che più ne hanno bisogno. Massaggiate con la punta delle dita molto delicatamente, per ottenere una leggera esfoliazione. Lasciate agire per 5-10 minuti. Trascorso questo tempo, lavate il viso e rimuovete il prodotto. Terminate applicando un po' della vostra solita crema idratante. Potete ripetere questa maschera una volta alla settimana. I primi risultati si faranno notare già dal primo utilizzo.